Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, adoriamo l'eterno disegno del Padre che nel mistero della croce si è dato il sacramento della sua misericordia. Guardando la croce vediamo il memoriale dell'amore di Cristo per la Chiesa, sua sposa. Salutando la croce facciamo memoria di Cristo che mediante il suo sangue ha abbattuto il muro di divisione e di tutte le genti ha fatto l'unico popolo di Dio. Buonasera a tutti, grazie per essere qui presenti questa sera a onorare insieme a noi tutti questo monumento. Perdonate l'emozione, non è che mi trovo sempre così o tutti i giorni a parlare in mezzo alla gente. Vi racconto la breve storia di come nasce questo monumento. Questo monumento nasce da un'ispirazione. Un'ispirazione che mi è stata data da una persona a me cara, da una mamma. Una mamma che purtroppo oggi, insieme a tanti altri nostri cari, non sono qui oggi presenti con noi. Però sono sicuro che da lassù ci staranno sicuramente guardando. E oggi, in questo giorno particolare, sono sicuro che staranno versando lacrime di, non sicuro di dolore, ma di gioia, sapendo che noi
sapendo che noi da qua giù li ricordiamo e li ricorderemo sempre. Voglio dire ancora un'altra cosa. Questo monumento nasce come luogo di preghiera, come luogo di riflessione. Quindi fino a qualche giorno fa era di proprietà, oggi è di proprietà vostra, è proprietà della comunità. Per questo voglio dire ricordare di che ognuno di voi può prendersi cura e può prendere iniziative e può venire qui tranquillamente a portare dei fiori, a curarlo e eventualmente anche a migliorarlo. È della comunità, è di tutti. Potrei dire tante altre cose, però mi fermo proprio per non entrare nella, magari potrei entrare nella sensibilità delle persone, ed è meglio fermarmi qui. Voglio aggiungere, perdonatemi l'emozione, quello che voglio dire è quello che comunque ho già detto, è di prendere cura, di tenere cura a questo monumento, di cercare di non rovinare, di venire qui, di sedersi, pensare, pregare e poi niente, tutto qui. Voglio fare i ringraziamenti, faccio i ringraziamenti alla vecchia amministrazione, all'amministrazione del professore Longo, che all'epoca con loro e gli amministratori tutti, con lui e gli amministratori tutti abbiamo iniziato questo percorso, questa iniziativa, che poi purtroppo tra una situazione e l'altra, pandemia e altre cosette che poi sono successe, purtroppo non ci è stato permesso di realizzare l'opera. Ma nello stesso tempo ringrazio l'amministrazione attuale per aver comunque fatto sì che questo monumento oggi si fosse installato e che avermi dato tutto quello che era necessario proprio per poterlo impiantare. E ringrazio chi ci ha fornito le pietre, Franco Fata, ringrazio Eugenio Giannuzzi, ringrazio Giovanni Caputo, ringrazio Franco Giannuzzi all'epoca assessore, Michele Pontieri, anche lui assessore, ringrazio Gino Pati, ringrazio i tirocinanti che si sono dedicati pure loro nei lavori che servivano a ultimare l'opera. Ringrazio, ho deciso di non segnare nulla, di non scrivere, di non fare nessun appunto, di dire le cose al momento così come venivano. Se mi sfugge, ringrazio le signore che hanno provveduto a preparare il rinfresco, dolci e quant'altro. Ringrazio le autorità, padre Giampiero, aiutatemi se c'è qualcuno da ringraziare. Ringrazio tutti quelli che hanno comunque collaborato e che hanno dato una mano nella realizzazione dell'opera. Io non ho altro da dire. Buonasera a tutti, io veramente due parole a quello che ha detto già Danilo. Anche a me va il vostro ringraziamento per essere qui presenti, ringrazio il maresciallo Arcale e la caserma dei Carabinieri d'Aiello e padre Giampiero per la disponibilità. Ovviamente
faccio un caloroso abbraccio alla famiglia Marghella e voglio ringraziare Danilo Vena, perché in questi mesi, dal primo giorno, forse dalla prima settimana in cui ci siamo insediati, è venuto a ricordarci che questa opera doveva essere completata. Noi, come ha ricordato Danilo, era un'iniziativa programmata con la vecchia amministrazione, saluto l'ex sindaco Longo, e noi un silenzioso rispetto e collaborazione abbiamo voluto portare avanti, perché penso ne ha il suo significato. A Danilo gli faccio i miei ringraziamenti a nome di tutta la comunità, perché questo monumento l'ha donato a tutta la comunità. Quindi sicuramente a nome mio, a nome dell'amministrazione, ma a nome di tutta la comunità ti ringraziamo per averci dato questa possibilità. Io lo ringrazio per aver colto questo forte significato, ma oltre a vedere questa volontà di Danilo, vediamo anche la bravura, no? La bravura di un artigiano cletese che è riuscito ad esprimere con pochi strumenti, pochi elementi, una bellissima opera che sicuramente sarà anche punto di visita di chi passerà da questa zona. Quindi grazie, ti faccio un applauso da sindaco, ma penso da tutta la comunità. L'argomento è delicato, bisogna dire poco, è estremamente sensibile ed è anche pericoloso avvicinarci, con le parole fa male anche ad esprimere alcune cose, quindi io, se lui è emozionato, lo sono anche io per la prima volta in questa fase, perché è purtroppo un fenomeno che è con noi tutti i giorni, ognuno di noi ha avuto in qualche modo contatto, chi in prima persona, chi in maniera indiretta, e ognuno di noi ha potuto percepire, toccare e sentire il dolore che provoca. Oggi siamo qui per in qualche modo ricordare chi ha lottato, chi non c'è più. Io da cittadino, più che da sindaco, vorrei, come ho detto prima a padre Giampiero, che questo luogo non diventasse solo luogo di pianto e di dispiacere e dolore, anche questo, assolutamente sì, ma deve diventare anche un luogo di preghiera, di condivisione, di profondo rispetto per questo perimetro di villa che padre Giampiero ha voluto sottolinearmi, ma deve essere anche un luogo di orgoglio, perché noi siamo le persone che siamo state a contatto con quelle persone che hanno sofferto fino all'ultimo giorno, e per noi è come se portassimo avanti quell'esempio, quella forza, quindi deve essere un luogo di energia positiva. Quando passiamo qua non possiamo solo per condividere il dolore, ma possiamo qui anche per salutare degli eroi, perché io penso che nessuno ha perso contro questo male, perché ognuno di coloro che hanno solo combattuto anche un solo giorno, io penso che hanno vinto. Quindi questa comunità è stata vittima di tantissime perdite, come tutte le altre purtroppo. Quindi oggi penso che sia la giornata ideale per porgere il nostro caloroso saluto e abbraccio a tutti, ma soprattutto ai nostri concittadini che non ci sono più. Quindi da parte nostra, come diceva Danilo, non speriamo che ci siano lacrime di pianto, ma di gioia, perché oggi verranno ricordati con tutta questa presenza, ma verranno ricordati in maniera perenne con questa. Amministrazione, abbiamo voluto, in nome di quello che ho detto, far ricordare questa giornata a chi ce l'ha in qualche modo portata avanti, che l'ha promossa, con una targhetta, Danilo. Non è niente di straordinario, però è simbolico, però per lasciarti anche a te, attraverso questo gesto che hai fatto, un qualcosa di materiale che anche tu potrai ricordare nei giorni. Noi abbiamo scritto che il sindaco e l'amministrazione di Cleto, comunale di Cleto, rivolgono un sentito ringraziamento al concittadino artigiano Vena Danilo per aver donato alla comunità cletese un monumento in onore e ricordo delle morti oncologiche. Questa è la data di oggi e questo è il nostro grazie. È stato preparato un rinfresco, quindi siamo dopo che il padre comunque fa la benedizione.
del libro. Il Signore sia con voi. Vi benedica di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Applauso per tutto quello che Danilo ha fatto e quello che abbiamo ascoltato. Prendiamo cura di questo luogo, è il nostro luogo di meditazione approfondita e anche di preghiera. Se noi veniamo con i bambini prossimamente possiamo giocare di là, qua no. Pensiamo che questo luogo è anche come un cimitero, come una tomba, che non possiamo venire a giocare sopra la tomba. È quello che volevo dire. Grazie.